Un giorno d'estate del 1610, Johannes Kepler, Giovanni Keplero, ricevette a Praga una curiosa lettera che conteneva il seguente testo: Smaisumr il me poeta leumi bune nugt tauiras. All'inizio Keplero non riuscì a venire a capo del senso del messaggio. E in effetti era difficile venire a capo perché il messaggio era un enigma. Era pratica comune all'epoca segnalare le proprie scoperte agli altri esperti del settore non in modo pubblico, ma tramite enigmi, tramite anagrammi, frasi o problemi da sciogliere e che una volta arrivati alla soluzione avrebbero svelato l'arcano. Keplero cercò di tradurre questa lettera basandosi sulle sue competenze e sulle competenze di chi la scriveva, che era niente poco di meno che Galileo Galilei, il protagonista della biografia di Mario Livio, Galileo contro i nemici del pensiero scientifico. E cercò, credette meglio, di aver trovato la soluzione traducendola come Salve umbistine un geminatum Marzia proles, che potremmo tradurre come Salve furiosi gemelli prole di Marte. Keplero aveva concluso che Galileo avesse osservato due satelliti ruotare intorno a Marte. In realtà la traduzione corretta era Altissimum planetam tergeminum observavi. Ho osservato il triplice pianeta più lontano, in quanto Galileo era convinto di aver scoperto che Saturno avesse due satelliti. Non è il primo errore di interpretazione di Galileo, che piano piano scoprirà, raffinando le sue osservazioni, che in realtà Saturno ha semplicemente degli anelli intorno, o meglio, scoprirà che le sue osservazioni non sono così semplicemente interpretabili come credeva lui in termini di triplice pianeta. Ma è da un'idea di come funzionasse la scienza. Nel 1600 Galileo ritiene opportuno comunicare le proprie scoperte tramite anagrammi ai colleghi, in modo tale che non rivendichino come proprie scoperte scientifiche che aveva fatto lui. Ma al tempo stesso Galileo fa qualcos'altro. Mentre era pratica comune rivolgersi ai colleghi tramite enigmi, non era pratica comune ciò che Galileo fa dall'altra parte, ovvero cercare di spiegare ai non scienziati, ai non matematici, ai non astronomi, la scienza e l'astronomia, perché, sostiene, la natura, siccome gli ha dati gli occhi per vedere le opere sue, di nostro Signore, così bene come ai filosofi, gli ha anche dato il cervello da poterle intendere e capire. Il punto chiave sottolineato da Galileo era che la conoscenza scientifica, quando presentata in modo adeguato, non è al di là della portata dei non addetti ai lavori. E siccome la considerava una parte essenziale della cultura comune, riteneva che tutti dovessero sforzarsi di acquisirla. Come sappiamo, Galileo fu talmente bravo a divulgare le proprie idee scientifiche che alcuni lo capirono sin troppo bene e capirono l'implicazione delle idee di Galileo sulla fede. E qui succede qualcosa che oggi potremmo definire strano, ma che se ci riflettiamo strano non è affatto. Le cose volsero al peggio quando il 19 febbraio ai consultori teologici del Sant'Uffizio venne chiesto il loro parere su due proposizioni: che il Sole sia al centro del mondo e per conseguenza immobile, e che la Terra non è centro del mondo né immobile, ma si muove secondo sé tutta. Ironicamente, quel medesimo Uffizio che si era opposto con forza alle intrusioni degli scienziati nel campo della teologia, stava ora chiedendo a dei teologi di esprimere un giudizio su due questioni puramente scientifiche. Iniziano qui i problemi di Galileo, che lo condurranno a una prigionia dorata e a terminare la sua vita cieco e solo nella sua villa di Arcetri. Ma possiamo cogliere in questa vicenda, come dice lo stesso Mario Livio, delle curiose coincidenze con quello che accade oggi,
con chi nega alcuni aspetti del pensiero scientifico non avendo alcuna preparazione per parlare del procedimento. Una delle dispute filosofiche e scientifiche più famose di Galileo riguarda l'origine delle comete e vide protagonista, oltre a Galileo, il gesuita Orazio Grassi che, sotto lo pseudonimo di Lotario Sarzi, firmò un libello nel quale spiegava l'origine delle comete e spiegava che secondo lui le comete si originavano dall'attrito dell'aria con i corpi. E spiegava che l'aria scorrendo su un corpo la riscalda e che questo era comprovato dal fatto che Seneca diceva che a Babilonia le persone si facevano le uova sode girandole dentro una fionda. Qui Galileo ha gioco abbastanza facile nel rispondere e credo che sia opportuno rispondere con le stesse parole di Galileo. Se il Sarzi vuole che io creda che i Babiloni cocessero l'uova col girarle velocemente nella fionda, io lo crederò, ma dirò bene, la cagione di tale effetto è essere lontanissima da quella che gli viene attribuita. E per trovarla vera io discorrerò così. Se a noi non succede un effetto che ad altri altra volta è riuscito, è necessario che noi, nel nostro operare, manchiamo di quello che fu causa della riuscita di esso effetto, e che non mancando a noi altro che una cosa sola, questa sola cosa ne sia la vera causa. Ora, a noi non mancano uova, né fionde, né uomini robusti che le girino, eppur non si cuocino. Anzi, se fosser calde, si raffreddano più presto. E perché non ci manca altro che l'esser di Babilonia, adunque l'esser Babiloni è causa dell'indurirsi l'uova e non l'attrizione dell'aria, che è quello che io volevo provare. È possibile che il Sarzi nel correre la posta non abbia osservato quanta freschezza gli apporti alla faccia quella continua mutazione d'aria? E seppur l'ha sentito, vorrà egli creder più le cose di 2000 anni fa, succedute in Babilonia e riferute da altri, che le presenti e che egli stesso in se stesso prova? Ecco, questo è il problema. Galileo ha sia ragione sia torto. Ha ragione perché a velocità ordinarie, quelle accessibili sulla Terra nel 1600, il flusso d'aria raffredda le cose, non le riscalda. Sappiamo tutti che se il flusso d'aria è molto veloce o l'oggetto viaggia molto velocemente, succede esattamente il contrario. L'attrito riscalda. Ma al tempo stesso Galileo non si limita ad esporre le proprie ragioni, ma piglia per il culo. Piglia per il culo il povero Sarzi, facendone il nome. Il povero Sarzi che ha espresso delle teorie a esser buoni balenghe, che nella nostra testa simpaticamente se le merita tutte, ma al tempo stesso, pur avendo ragione a livello scientifico, sbaglia a livello umano. Noi scienziati, noi che ci definiamo scienziati, dovremmo essere in grado di accettare a livello scientifico le conclusioni delle neuroscienze, le quali dicono che se si discute con qualcuno, il significato delle cose di cui discutiamo, il significato dei valori delle cose di cui discutiamo, il modo in cui ci poniamo, hanno tutte effetto sul nostro interlocutore. E se, pur avendo ragione, scegliamo di discutere con il nostro interlocutore pigliandolo per il culo, non abbiamo molte probabilità di riuscita. Ecco, cerchiamo di diventare anche noi scienziati un po' più scienziati e di accettare a livello generale quello che le scienze dicono. Abbiamo ragione a livello matematico, abbiamo ragione a livello scientifico, abbiamo ragione a livello economico, bene, ottimo, fantastico, non prendiamo per il culo il nostro interlocutore, perché questo non solo si rifiuterà di capire, ma se la legherà al dito. E se quell'interlocutore fa parte del Sant'Uffizio, nel 1600 come oggi, rischiamo di non essere capiti e di non fare il bene del mondo. È un errore nel quale cadiamo tutti, inclusa la persona che avete davanti, più e più volte. Cerchiamo di non farlo più. Buona lettura.